mangiare pecora, 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 così. Era strutturato così, c'era un tavolo, una casa molto piccolina, un tavolo, qui mangiavano, dietro c'era il pianoforte, sicché Fred cosa faceva? Mangiava, poi ogni tanto si girava e inventava qualcosa. Tutto è nato dalla nonna, la nonna Ernesta, era un'insegnante di pianoforte, insegnava pianoforte. Loro erano custodi del palazzo in piazza Cavour, abitavano lì, e il nonno faceva l'imbianchino e lei insegnava pianoforte. Questa grande passione che lei aveva, cioè insegnando pianoforte, l'ha trasmessa anche ai figli. Fatto sta che sia Umberto che Fred sono stati appassionatissimi, cioè avevano proprio la musica nel sangue. Loro suonavano tutto, tutto. Beh, in quegli anni fondamentale era saper suonare. Cioè, infatti la differenza che notiamo è che il cantante non era il detentore del nome dell'orchestra, ma erano i grandi strumentisti, cioè i polistrumentisti, quelli che avevano delle capacità straordinarie. Facciamo dei nomi, per esempio Engel Gualdi, Pier Giorgio Farina, Paolo Zavallone, Carosone stesso, perché nei locali, che ancora non erano nate le discoteche, nei locali che erano night, nei quali bisognava suonare parecchie ore, bisognava saper far tutto. Si suonavano i cha-cha-cha, le begin, le rumbe, il samba, il tango, i foxtrot, gli standards americani, quindi l'infarinatura jazzistica o la grande capacità jazzistica che era tipica di questi personaggi che hanno dominato la scena musicale italiana era fondamentale e dava un grado di superiorità nei confronti degli orchestrali, persino del cantante che normalmente suonava il contrabbasso male. Ferdinando non era solo un cantante, era un genio della musica italiana. Sapeva suonare 8 strumenti musicali, era considerato all'epoca uno dei migliori arrangiatori di pezzi dell'epoca e poi nel 1951 fu addirittura indicato come secondo miglior violinista jazz europeo. Ferdinando Buscaglione ha fatto una vita con una gavetta spaventosa, ha incominciato prestissimo da giovane. Ha incominciato a 14 anni grazie a un violino usato che le era stato regalato dalla mamma e sono proprio i genitori che l'hanno portato a studiare musica perché era molto portato come bambino. E poi ha incominciato a suonare nelle prime orchestrine fuori nei dehors del locale di Torino facendo gavetta, tanta gavetta. Beh, allora era una Torino che stava cominciando a respirare. Devo dire che Torino, come sapete, è stata una città sempre abbastanza tradizionale, no? Quindi anche un po' chiusa a quello che arrivava alle voci esterne, che arrivassero allora, erano sempre tenute un pochino distanti, c'era sempre questa tradizione che fermava tutto. Ha incominciato a girare e fare tournée all'estero, ha incominciato con l'orchestra di Fred Böhler ad andare in tournée in Germania, in Svizzera e Olanda. Le ha girate un po' tutte. Nei periodi estivi invece ritornava in Italia e frequentava i locali d'Italia che potevano essere il Faro di Torino, l'Embassy a Rimini oppure le Grotte del Piccione. Sì, no, lui era stato raccolto da quelli dell'Embassy mentre era partito dal Savioli di Riccione incazzato nero perché gli imponevano il repertorio. Dunque io ero praticamente uno dei capi della Gogliardia riminese e quando venne Fred Buscaglione, visto 2 o 3 volte il suo spettacolo e il suo comportamento, capimmo che poteva essere un centro di attrazione per tutti gli studenti universitari della zona. E allora il martedì facevamo la serata per i Gogliardi, dove si spendeva meno, si entravano, lui faceva tutti i suoi numeri. E in poco tempo raggiungemmo un notevole numero di presenze perché venivano da Riccione, da Cattolica, ma poi venivano anche da su, da Cesenatico, da Cervia, tutti gli studenti. E la sera era uno spettacolo interminabile perché lui dopo beveva un cicchino e dava su, faceva delle robe.
Quando arriva un fenomeno come Buscaglione, è chiaro che è una rivoluzione in effetti. Per Torino fu un mezzo trauma, perché l'ambiente suo era quello. Lui e Fatima vivevano a Torino, avevano gli amici torinesi, lo chiosso era torinese, e quindi lo guardavano e dicevano: oh, ma com'è simpatico quello lì, mi fa ridere, fa proprio ridere. Era sicuramente un'Italia molto più semplice, molto più, dove magari, non so, entrava veramente l'avvocato Agnelli al covo di Santa Margherita e diceva: voglio sentire Buscaglione, no? Cioè... E mio padre, che era ferroviere, proprio alla stazione di Novara, ebbe la possibilità di sentire nel jukebox, casualmente, quando prendeva il caffè, di sentire Eri piccola. E mi raccontò questa canzone in poche parole, nel suo modo semplice. E naturalmente questo in me, come in tante altre migliaia di persone, fece scattare quella molla di simpatia che le parole e gli argomenti trattati da Fred facevano venire in mente. Buscaglione aveva preparato tutto nella sua vita, perché aveva cominciato da giovane, come sapete, a suonare, aveva cominciato a conoscere già il jazz, addirittura mi pare che fosse stato prigioniero durante la guerra e aveva suonato addirittura anche lì con degli americani, quindi avendo la possibilità di capire cosa fosse lo scat, cosa fosse tutto quello che era il linguaggio jazzistico. E devo dire che da questo punto di vista è stato uno veramente dei primi ad arrivare. Quindi noi ci aggrappavamo al jazz, che con Glenn Miller, anche il jazz molto leggero, anche le grandi band americane, davano quel minimo di scarica adrenalinica, perché la musica era splendida e anche se culturalmente e intellettualmente molto complessa, anche il jazz più facile per un ragazzino, io preferivo quello a, con tutto il rispetto, a Vecchio Scarpone, quanto tempo, ecco queste cose, oppure Binario, Tristi Parallele. Era una roba da far venire l'acqua alle ginocchia. Le canzoni sue furono una novità nel mondo italiano, novità di estrema importanza, perché sconvolgeva il vecchio clima che era molto sentimentale, era molto mielato, mettendoci una forte ironia e un gioco di teatralità e di figurazioni, rappresentazioni che chiamava in campo il cinema, chiamava in campo i gialli, a cui non eravamo sicuramente abituati e che modificarono profondamente il quadro della musica leggera in Italia.